È stato inimitabile, è stato incredibile. E poi la cosa più bella è proprio sentire da parte di tutto il pubblico che è italiano, che era allo stadio, ma anche a casa, e sentire proprio che hanno pianto davanti alla televisione, per noi è l'obiettivo più grande raggiunto, perché per me con lo sport, soprattutto in questo periodo, può aiutare davvero le persone a uscire un po' da quello che è il loro ordinario, e farlo in questo modo, come abbiamo fatto sabato, credo sia il modo migliore. Ragazzi, almeno 10 domande, quindi datemi una mossa. Io volevo sapere gli interventi che non ci hai avuto, come li hai affrontati. Allora, io parto con. Allora, ho avuto due operazioni all'esame anche, e uno al collaterale mediale del ginocchio, quello proprio dovuto alla partita, durante la partita. E i miei due infortuni alle anche sono dovuti un po' a problemi congeniti, quindi che ho dalla nascita, diciamo, non entro proprio nello specifico, però ho avuto bisogno di queste due operazioni per ritornare, insomma, in forma. Sono stati, sì, come vi ho detto, sono stati momenti difficili, ovviamente. Non è sempre facile, e la strada non è sempre in discesa, quindi riconoscere quei momenti e farli propri e sfruttare, appunto, quel tempo è determinante poi per la vostra carriera. Ovviamente spero che non mi succeda mai niente. Come ci si sente a giocare nello stadio con tantissime persone che guardano proprio come gioco? Ma non, in quel momento sei talmente focalizzato che non ci pensi. Forse le prime volte un po' l'attenzione ti shifta sul pubblico, ed è giusto che sia così, perché sono occasioni uniche e rare, quindi è sicuramente una figata proprio avere non dico solo in Italia, però anche all'estero, così tanto pubblico per una partita è emozionante. La partita più importante, perché la prima partita che tu tieni in mente, pensando a emozioni, comunque importanza, quella più importante. Ce ne sono tre, ovviamente c'è il Galles, poi c'è il Sudafrica a Franchi 2016. Anche sabato è stata una grossa emozione, comunque la terza è la finale di Rainbow Cup con la Benetton. Avevamo un'occasione, insomma, la Benetton non è mai arrivata in finale, non era mai arrivata in finale a un torneo internazionale, e insomma, diciamo che aver vinto quella partita è stato anch'essa una giornata veramente importante. Più o meno, quanto ti prepari? Diciamo che la preparazione è su tutta la settimana, quindi già dopo la partita
ovviamente più avanti si età, più capirai che puoi fare meno festa possibile perché il tuo corpo necessita di riposo. Già la domenica è molto importante perché il tuo corpo deve riprendersi, soprattutto fisicamente, e già da lunedì comunque con lo studio dell'avversario arrivare preparati per tutto quello che è necessario alla squadra. Ovviamente il lavoro fisico in palestra, anche quello per me è determinante, perché se non ho una quantità di lavoro fisico durante la settimana, non mi sento mentalmente e fisicamente performante per il weekend. Quindi è sia un mix di fisico, quindi allenarsi al meglio, ma anche non è assolutamente da sottovalutare, anzi è dominante il fatto di riposare bene, di alimentarsi nel modo corretto. Credo che per un atleta che aspira a essere la migliore versione di se stesso, il riposo, lo studio, il lavoro e insomma l'alimentazione siano quattro passi fondamentali. L'atmosfera sabato e spogliatoio era come prima della partita con Gales, voi eravate tutti fiduciosi visto che comunque con Gales avevate la notizia tra i due pensieri in scienza di in questo caso avevate comunque davanti una sonora quindi c'era sicurezza così. Ma sì, sai, comunque la squadra sì. Sì, vincere ti aiuta a vincere. Credo che quello che abbiamo fatto in Galles è stato qualcosa di straordinario, perché perdere così tanto è veramente difficile riuscire a ribaltare la situazione, soprattutto mentalmente. Ovviamente non entri mai in campo sconfitto, cerchi sempre di vincere ogni partita, però sì, sabato c'era grande fiducia. Ovviamente sai che sono partite internazionali, che poi non puoi permetterti di sbagliare quasi niente, quindi credo che abbiamo fatto una partita veramente quasi impeccabile. Sempre riguardo a questa partita, la mia impressione è che ci sia qualcosa di diverso stavolta, nel senso in passato magari capitava di vincere, ma era più tamponare l'avversario, cercare di attaccare e trovare quella zampata per superare. In questa partita avete proprio giocato con Renqui che era tanto tempo, forse io non me lo ricordo, avete giocato così la nostra nazionale. Quindi ti chiedo perché secondo te e se è dovuto magari a un percorso di preparazione di tanti mesi e i motivi come vi siete preparati a questo. No, sicuramente il modo che stiamo, con cui stiamo giocando è sicuramente cambiato negli ultimi anni. Quello di Kivale, diciamo proprio, vogliamo essere noi i protagonisti in campo e non essere quelli come te che insomma dopo l'avversario cercando di farlo sbagliare. Vogliamo essere noi avere il pallino del gioco in mano e credo che questa cosa sia io oltre al lavoro che fate in campo fate anche un lavoro fuori dal campo con magari chi erano con gli assistenti. Certo, è anch'esso fondamentale, insomma tutti adesso abbiamo una piattaforma su internet per studiare in questa settimana in Sudafrica e con tutti i tagli eccetera e tutti vanno a vedersi il loro lancio del loro attacco, vanno a vedersi la loro difesa, insomma ogni settimana c'è uno studio meticoloso dell'avversario e con
varie riunioni, varie review anche degli allenamenti e su cosa adesso la cosa più importante è migliorare i dettagli, perché una volta che arrivi ad alto livello l'importante, la cosa più importante è migliorare i dettagli, quelle piccole impercettibili cose che non si vedono, però che sono una grossa differenza. Sabato sera cominciò la partita, vi siete voluti un momento, vi siete messi a guardare la Francia? Sì, abbiamo visto Francia Sudafrica e ci siamo voluti un momento. Entrambe le cose, dopo in spogliatoio, dopo la partita, è sempre un momento, ovviamente con la vittoria, poi è sempre un momento speciale, che si chiama un'euforia bellissima, però come ho già detto, insomma, siamo in un processo di crescita ancora e questo vogliamo dimostrare a tutto il mondo regbistico che non è un fuoco di paglia, ma che siamo costanti nelle nostre prestazioni. Invece l'anno a Codone, come è stato l'esperienza? Come era vissuta l'esperienza? Ti dico, è stato, come ho già detto, complicato, però ti ricordi che ho i primi allenamenti, non so se conoscete, ma no. Ecco, io come voi ero, lo sto vedendo davvero, gli ho stretto la mano, ero annebbiato completamente e a un certo punto ho questo flash che ci passiamo la palla e sto dicendo, ma mi sta passando la palla, ma no. Cioè sono opportunità incredibili, è stata una crescita anche quella, comunque ho imparato tanto perché ovviamente c'erano giocatori di altissimo livello, ho avuto l'opportunità, la fortuna di vestire con la maglia 4 volte e sono molto grato e felice perché insomma credo sia per pochi questa opportunità, però come ho detto non era un po', capito che non era la mia favola, era la mia storia e quindi ho preferito fare un passo indietro. Sempre comunque riguardo a questo, no? Vivendo tutti e due ambienti, che cos'è che cambia tra un ambiente all'estero? Francia, un campionato francese rispetto a un italiano, cioè cosa ci manca per arrivare lì? Chiaramente non voglio essere, però non voglio metterla nello scontato, ma chiaramente i budget che hanno quelle società sono 10-15 volte tanto, quindi ti puoi permettere anche di fare determinate cose. Ovviamente anche qui se avessimo il loro budget credo che sarebbe pieno di quei giocatori, insomma, di star internazionali che cercano appunto di elevare il livello del club. Certo, ovviamente i giocatori di Italia, no? Ovviamente all'estero, ovviamente l'estero, come possiamo trovare le stelle dell'estero, perché se questa cosa non succede in Italia, cioè il pezzo di questa cosa? Perché, come ti dico, siamo l'Italia in generale non è facile, nel senso è un discorso abbastanza ampio, credo che l'Italia del rugby, ovviamente se inizia a vincere, acquisisce credibilità. E da quelle credibilità arrivano più occhi, arrivano più sponsor, arrivano più idee, più giocatori. È tutto un circolo che parte anche dalle nostre società.
società, insomma, un bambino che vede vincere la propria nazionale del proprio sport, penso sia molto più invogliato e che invogli molti altri bambini. Quindi è, diciamo, un circolo per il quale richiede molto tempo per arrivare a quei livelli. Però insomma credo che il processo del rugby italiano sia una strada giusta. Con l'esperienza attuale, qual è il giocatore, compagno di squadra al quale hai preso di più, si è portato via qualcosa? Secondo me è una squadra che ti tiene su questa rete. Ti dico, ce ne servono tanti, come ti ho detto Manolo, in quegli anni fosse veramente buggato, nel senso aveva le statistiche altissime, aveva una visione di gioco, una fisicità, delle skills, non ci potevo credere, non avevo mai visto niente del genere, quindi quello è quello che mi è rimasto più impresso. Poi ci sono tanti, ad esempio, non so se conoscete più Isola, adesso mi sa a Lione forse. E lui è una bestia, cioè non riuscì, uno contro uno, stai sicuro che si mangiava il difensore, ma proprio spantava la gente. Volevo chiederti se senti ancora la pressione a vestire male dell'Italia, diciamo due volte, e se ti senti più motivato a giocare con le bossi rispetto a altri. Beh sì, la pressione c'è sempre a questi livelli, ed è giusto che sia così, perché vuol dire che tieni a quello che sai, tieni all'immagine che vuoi mantenere soprattutto dell'Italia. Quando indossi questa maglia è sempre un privilegio e cerchi sempre di lasciarla in un posto migliore da quando l'hai presa, no? Quindi sì, rispondendo alla tua domanda, la pressione c'è sempre, ma positiva. Un grosso sacrificio che hai fatto per arrivare a quello che sei adesso? Un grosso sacrificio, penso non grossi sacrifici, ma sacrifici giornalieri. Come ti ho detto prima, bisogna concentrarsi veramente sullo sforzo giornaliero per poi vedere i frutti nel lungo periodo. Ogni giorno sai che quello che mi ha insegnato l'esperienza Tomori, ad esempio, è proprio che ogni giorno devi svegliare come se poi non potessi più prendere la palla in mano. Quindi sai che devi fare di tutto per alla fine della giornata essere gratificato con te stesso, stare bene con te stesso, insomma. Uno collegato a questo processo di massaggio, c'è qualche esperienza o attività extra dragons fuori dal campo, fuori anche per quello in palestra, che fai nella tua routine, che ti servono per essere un giocatore di alto livello, per poter farne in più senso? Sì, negli ultimi anni l'ho provato proprio sulla mia pelle. E come ti dicevo, le quattro aree a cui devi sempre fare attenzione, ad esempio mi sta seguendo una persona, una psicologa dello sport che mi aiuta proprio a migliorare quelle che sono le mie lacune anche mentalmente, e credo che questo giochi in maniera importante nel mio gioco, riuscire a essere calmo anche nelle situazioni di grosso stress, magari durante la partita, gli ultimi minuti. Penso che ci siano tante attività che si possono fare
per migliorarti e migliorare il tuo gioco. Se non trovo male, mi vorrei giocare di nuovo. Può essere passato per 10 e poi andare a 15 per poi adesso giocare in doppio modo, quindi tra l'estremo. Cosa ti può essere giovato questa cosa? Se ti ha giovato qualcosa, quindi l'idea di poter specializzare in più modi diversi, in una visione diversa, come hai trovato questa situazione? Allora, sì, è vero, ho iniziato a 9. Te lo ricordi, perché già mi mangio con te. Ho iniziato in accademia, ero mediano di fisica, non ero così alto, però ero abbastanza alto. E poi nel primo anno a Milano, di prima squadra, mi è stato proposto di giocare a apertura e ho accettato questa nuova sfida, perché alla fine quello che amo fare, se magari posso anche migliorarmi in un altro ruolo, lo faccio sempre molto volentieri, perché questo credo che, arrivato alla mia età, ti dia un quadro più generale su come capire anche il gioco tecnicamente. Infatti sono stato molto fortunato ad avere questa possibilità di giocare in altri ruoli, perché adesso che il mio ruolo fisso sia l'estremo o l'ala, capisco i posizionamenti che magari un'apertura ha bisogno in quel momento da un estremo o da un'ala. Quindi credo che siano sempre grosse opportunità giocare in ruoli diversi dai nostri, per comunque crescere, comunque dare più una mano ai nostri compagni in quel momento. Prima del calcio ho sbagliato dell'Australia, cosa hai pensato? Fatta grosso per 7, giusto? Beh, ovviamente ragazzi, nel senso, come ho detto già in allenamento, ho bisogno sempre di essere, di sentirmi pronto per la partita. E il giorno prima i calci erano andati alla grande e purtroppo succede. Il calcio l'avete trovato prima che lo prima del calcio dell'Australia, però ho perso 5 anni di vita. Sai, tante partite le ho perso così, nel senso ultimo piazzato. Di solito, poi soprattutto con queste squadre che sono dei calciatori veramente infallibili, pensi sempre al peggio, no? E poi gli dei rugby sabato sono venuti dalla nostra parte, siamo stati graziati.